Grazie Nadia, noi torniamo a parlarvi di vacanze, però con un altro taglio, perché parliamo di come sono cambiate le vacanze al tempo della cosiddetta sharing economy, ovvero l'economia della condivisione. Ne parliamo con due esperti del settore. In studio do il benvenuto a Demetrio Tondella, buongiorno. Sull'argomento lei ha scritto anche un libro. In collegamento Skype con noi c'è Matteo Pennacchi, esperto di viaggi e soprattutto gestisce appunto un business di viaggi a costo zero sostanzialmente. Tondella, cominciamo con lei, appunto questo libro che ha scritto, Fallo, cioè Fallo, parti e viaggia a costo zero. Ma come si fa a viaggiare a costo zero? Cosa racconta nel suo libro? Allora, nel mio libro sono un ragazzo di 24 anni, quindi è esattamente la mia storia. Quando avevo 24 anni, ora ne ho 29, non sapevo esattamente cosa volevo fare da grande. Sapevo che forse volevo fare il giornalista, allora ho deciso di andare in Francia, ma non avevo tantissimi soldi per fare tutto questo. Di conseguenza mi sono un attimo informato su internet e ho scoperto che esistono delle community online per essere ospitato, per viaggiare per il mondo a costo quasi zero, conoscendo tantissime persone, ed era esattamente quello che volevo io nell'eventualità di cambiare paese. Quindi è andato in Francia, sì, è stato ospitato, tramite... e in cambio cosa ha dato? Ha restituito il favore a altri francesi che sono venuti in Italia? Come funziona questo scambio? No, ho utilizzato due community online che sono Couchsurfing e Woofin. Couch significa divano in inglese, esatto, ricordiamo. Fare letteralmente surf da un divano all'altro. E, praticamente mi sono iscritto a un sito, ho descritto un pochino le mie passioni, ho cercato persone affini a me e sono partito con questo viaggio. Quanto è stato e quanto ho speso? Allora, sono stato 2 mesi tra Parigi e la Normandia, ho speso 400 euro, sì, penso 30 euro nei 55 giorni di Woofin, quindi volontariato nelle fattorie, e il resto a Parigi, perché Parigi è molto cara, ma certo. Ci tengo a sottolineare che questo risparmio è secondario al grande piacere di stare con persone nuove e fare nuove amicizie. Esatto, certo, esatto. L'esperienza. Perché comunque tutte queste community che offrono questi servizi non ci si può accedere se si cerca soltanto un posto per spendere pochi soldi. Matteo Pennacchi in collegamento Skype. Un tempo c'era l'autostop, oggi si va su internet, ci si iscrive a una community, si organizzano ad esempio dei viaggi in macchina con dei perfetti sconosciuti, magari appunto ai quali abbiamo dato qualche indizio su chi siamo, ma si divide non solo la spesa ma anche l'esperienza. Sì, quella è sotto sotto la cosa più importante, nel senso che si spende poco, ma la vera ricchezza della sharing economy è il fatto che si incontra gente, si va a casa della gente, si entra in contatto con la gente del posto, e questo è ciò che fa la vera differenza per un viaggiatore. Ecco, lei ha alle spalle 3 giri del mondo, il secondo di questi fatto a costo zero. Come si fa a viaggiare il mondo a costo zero? Sembra che ne stia facendo un quarto. Sì, sta andando in giro. Nel frattempo, mentre è collegato con noi, sta facendo il quarto giro del mondo. Ma come si fa a viaggiare a costo zero? Dunque, io quel giro del mondo l'ho fatto per il Guinness dei Record, nel senso che sono uno che non viaggia di base a costo zero, però quello era per fare una impresa, nel senso che nel primo giro del mondo ho fatto un sogno, che stavo andando in giro solo con ciò che sono, quindi senza soldi, senza bagagli, solo con la mia personalità. E quindi ho realizzato nel secondo giro del mondo una cosa in cui vitto, alloggio e trasporto lo chiedevo alla gente in cambio di cose che venivano dalla mia personalità, con giochi di prestigio, certo. Facevo la pasta, li aiutavo sulle barche, quindi chiedevo delle cose che alla gente non costa nulla: dare un posto a casa, dare un posto a tavola, chiaro, dare un passaggio su un mezzo di trasporto. Ecco, Pennacchi, però andiamo a vedere appunto che aspetto ha questa condivisione quando viene presa come una filosofia di vita, perché non si tratta di una semplice vacanza a costo zero, ma anche a volte di un tuffo nella natura. Sono andati a vederlo per noi Sergio Lescinski e Roberta Cerqua. Lescinski.
Al centro della filosofia del WWF c'è la condivisione, così. È molto importante per noi che le persone abbiano un rapporto di scambio che non è identificabile con io lavoro e tu mi dai da mangiare. Che tipo di mansioni svolgono gli ospiti del WWF? Beh, questo varia moltissimo a seconda del progetto che scelgono, perché possono andare a trovare un eremita che sta a mezz'ora di cammino a piedi dalla stazione dell'autobus più vicina, possono arrivare in un posto come questo. Marina, quali sono le attività che svolgono questi giovani in azienda? Devono svolgere attività molto semplici, perché sono persone che non hanno esperienza agricola. La cosa che fanno più che altro è lavorare con le vigne, riordinare il vigneto, i filari per la vendemmia. Dan, can you come here please? I tuoi volontari stanno costruendo una rete per cinghiali. Dobbiamo creare un circuito elettrico, a bassa tensione ovviamente, sul quale i cinghiali dall'esterno battano prendendo la scossa, una leggera scossa, che li dissuade dall'entrare nel vigneto. Qua convivere con la natura, basicamente, e conoscere la cultura, il paese, imparare e compartire.